Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giù di Muscola Vita. Scusate se parlo male, se ho ancora la guancia gonfia. Sono stato 4-5 giorni a letto perché mi sono tolto il dente del giudizio, ma non ce la facevo più, volevo filmare un video per voi perché voglio continuare a portare dei contenuti belli su questo canale, quindi ho pensato cos'è che posso fare che non sono in movimento e soprattutto che non vede me che vado in palestra e che non vado in palestra da un po'. E allora ho deciso di fare la guida su come traccio i macronutrienti, come impostarli e come tracciare e creare la vostra dieta personalizzata per una fase di presa di massa. Quindi ho qua con me carta e penna, sono pronto a farvi tutti i calcoli perché so che vi piace. Quindi godetevi questo video, lasciateci un bel like e iniziamo. Allora, per prima cosa dobbiamo calcolare il nostro fabbisogno giornaliero e queste sono le calorie che dobbiamo ingerire, quindi che dobbiamo consumare dal cibo, in modo da mantenere il nostro peso praticamente invariata. Questo lo possiamo fare in due modi. La prima sarebbe di usare la formula di Karsh-McCardle, e però ovviamente qui dobbiamo sapere la nostra percentuale di massa grassa. Io però in pratica ho notato, dato che è solo una stima calorica, ovvero un punto di partenza, che possiamo fare una stima più accurata e abbastanza precisa anche in modo più semplificato, e semplicemente prendere il nostro peso corporeo in chili e moltiplicarlo per un fattore da 29 a 32. Ovviamente questa è una generalizzazione, funziona se state con un peso più o meno normale, un pochino in sovrappeso. Se state o troppo sottopeso o troppo sovrappeso, ovviamente questa formula generale non funziona più e dovete andarvi a ricercare la formula di Karsh-McCardle. Ma per la maggior parte di noi questa è una buona formula. Prendiamo me ad esempio, peso 75 kg. Io so ad esempio che sono abbastanza attivo, mi alleno in palestra dalle 4 alle 6 volte a settimana, per cui decido di prendere il numero qua in alto per 32. Ovviamente se voi invece siete più sedentari, vi allenate di meno, magari usate questo numero un pochino più basso, il 29. Questo ci risulta un fabbisogno calorico di 2400 kcal come fabbisogno calorico giornaliero. Ovviamente questa è solamente una stima. Magari un pochino più alto, magari un pochino più basso. Quindi cosa vi consiglio di fare? Vedete questo e lo provate per 7 giorni e vedete se il peso rimane uguale, se va su o se scende e modificate di conseguenza. Ad esempio, se il peso scende vuol dire che il vostro fabbisogno calorico giornaliero in realtà è un pochino più alto, quindi magari aggiungete 100 calorie, riprovate per questi 7 giorni e vedete se il peso è sceso, salito o se mantiene uguale. Quindi per prima cosa è testare in pratica, per questo mi piace usare la formula semplificata, perché voi comunque potete testare in pratica per 7 giorni se effettivamente funziona o no, perché alla fine anche con la formula di Karsh-McCardle questa anche è teorica, tutte le formule sono teoriche, dovete voi vedere in pratica il vostro fabbisogno calorico giornaliero. Quindi diciamo che il mio è 2400 kcal. Se io voglio fare un periodo di massa, lo voglio fare bene, quindi non voglio mettere su troppo grasso, devo controllare, devo limitare il surplus calorico. Che cosa vuol dire? Caloric surplus ogni giorno dovrebbe essere non superiore alle 200-300 kcal. Ovviamente, se voi invece siete molto sottopeso, potete aumentare questo. Questo è generalmente per la gran maggior parte della popolazione. Cosa vuol dire? Che le mie calorie in surplus dovrebbero essere 2400 più 200 o 300 kcal, che equivarrebbe a 2700-2800 kcal. E queste sono le calorie che io voglio consumare per iniziare una fase di massa magra. Magari già nella prima settimana prendo magari mezzo chilo con questo numero di calorie. Se prendo mezzo chilo sono sulla buona strada. Anche se prendete di più, magari è acqua, magari è glicogeno nei muscoli. Ma insomma, più o meno dovete stare sui 0,5 un chilo preso nella prima settimana, e vuol dire che queste calorie sono giuste. Col passare delle settimane, molto probabilmente, se voi aumentate di peso, arrivate a un punto di stallo. Che cosa vuol dire? Che se per continuare a mettere su della massa, per aumentare il peso, dovete aumentare le calorie. Questo è normale, ma questo è il primo step. Adesso, con i macronutrienti, come facciamo? Allora, sappiamo che 2000, diciamo 2700 calorie. Queste sono calorie che io voglio colpire giornalmente. Per le proteine, le settiamo, come ci dice la scienza, tra 1,6 e 2 grammi per chilo corporeo. Questo è secondo la scienza. Ovviamente, se voi vi allenate di meno, andate meno in palestra, 1,6 vi bastano. Se vi allenate di più e magari fate anche altro sport oltre alla palestra, allora andate più verso 2 grammi per chilo corporeo. Non c'è bisogno di spingerci più in là, perché i benefici, la sintesi proteica massimale si raggiunge anche con questi 2 grammi per chilo corporeo, nella gran maggior parte dei casi. Quindi 75 kg per 2 uguale a 150 grammi di proteine al giorno. E questo dovrebbe essere il numero di proteine che io provo a colpire ogni singolo giorno.
Passiamo dunque ai grassi. Noi sappiamo che i grassi dovrebbero essere dal 20 al 25% delle calorie totali. Ogni grammo di grasso contiene 9 kcal, quindi possiamo semplicemente fare un pochino di matematica. Metti che io voglio avere il 25% di calorie totali perché mi trovo bene quando mangio la mozzarella, quando mangio l'olio, quando mangio l'avocado, quando mangio il cioccolato, mi piace avere più grassi nella mia dieta, allora scelgo il 25%, faccio 0,25 per 2700 e questo equivale a 675 calorie. Abbiamo detto che ogni grammo di grasso ha 9 calorie, quindi 675 kcal fratto 9 uguale a 75 grammi di grassi giornalieri. Quindi adesso abbiamo visto come facciamo a calcolare i nostri carboidrati. Abbiamo visto che proteine abbiamo impostate a 150 grammi, grassi abbiamo impostati a 75 grammi, carbo dobbiamo semplicemente fare una formula matematica inversa, ovvero in un grammo di pro contiene 4 kcal. Questo vuol dire che 150 grammi per 4 arriviamo a 600 kcal. Coi grassi invece erano 75 grammi per 9, come abbiamo visto prima erano 675 calorie. In totale questo fa 1275 kcal. Se noi sottraiamo questo valore dal nostro fabbisogno calorico giornaliero più il surplus 1275 uguale 1425 kcal, e dato che un grammo di carbo come le proteine uguale a un grammo di pro, nel senso che ha 4 kcal, possiamo fare 1425 fratto 4 e ci vengono 356 grammi di carbo. Allora, abbiamo appena finito di calcolare insieme le calorie giornaliere e come vedete qui sono venute a 2700 calorie, 150 grammi di proteine, 75 grammi di grassi e 355 grammi di carboidrati. Ovviamente i carboidrati erano 357, ma li ho portati giù a 355. Che cosa faccio da qui? Noi sappiamo che questi sono i numeri che devo colpire ogni singolo giorno, da qui io devo farci rientrare all'interno di magari tra i 2 ai 6 pasti giornalieri, quello che volete come dimostra la scienza, devo farci rientrare tutto quello che mangio in una giornata. Come posso fare? Allora, ogni singolo cibo, ogni singolo ingrediente ha un tot di calorie, macronutrienti, come proteine, grassi e carboidrati. Ovviamente potete mettervi voi a vedere su Google e a cercare quali sono le calorie negli avocado, quali sono le calorie nei vostri cibi preferiti e potete trovarlo. Altrimenti la cosa più facile che faccio io, mi scarico un'applicazione per il telefono, ovvero MyNetDiary, MyFitnessPal, ce ne stanno tante altre. E che cosa sono? Sono database in cui ci stanno molti degli ingredienti sfusi e anche alcuni dei pasti principali, magari con la pasta carbonara, c'è un pochino di tutto in questo database. Cosa faccio? Io ogni singolo giorno che mangio, una volta che mi preparo un pasto, devo pesare ovviamente tutti gli alimenti che sto usando, ma poi con l'applicazione basta che inserisco il peso e mi calcola le calorie e i proteine, grassi e carboidrati che sto raggiungendo, me lo fa automaticamente, quindi non devo stare io a tracciare tutto e a fare tutti i vari calcoli in testa. Non è per niente difficile, basta che vi scaricate sul vostro telefono un'applicazione del genere e potete mangiare tutti gli alimenti che volete, tutti gli ingredienti che volete all'interno di quanti pasti volete al giorno. Io consiglio tra i 2 e i 6, magari 2 o 3 se volete essere più sazi, così che i pasti sono maggiori e più grandi, 6 piccoli pasti se invece magari non avete un appetito così grande e preferite invece mangiare dei pasti un pochino più leggeri ma in modo più frequente durante la giornata. Quello è totalmente come volete voi, la scienza lo dimostra, è totalmente uguale. Quindi la cosa importante è far rientrare in questi numeri i diversi alimenti. Se avete bisogno di alcune idee, io faccio dei food day of eating, ho fatto dei food day of eating, potete andarvelo a controllare e a vedere quello che mangio io, altrimenti potete controllare su Google delle schede alimentari esemplari, oppure potete venire a me e vi faccio una dieta personalizzata a voi, con i vostri numeri faccio tutti questi calcoli e ci faccio rientrare i vostri cibi preferiti. Ma questo è esattamente il processo che faccio io, da lì vedo un po' ogni settimana come sta progredendo sia in termini fisico visivamente che in termini di peso, quindi vedo se il peso sta aumentando. Se il peso sta aumentando bene, non voglio che aumenta troppo rapidamente, ma 1-2 kg al mese, 1-1.5 direi, non mi spingo fino a 2 che poi è troppa massa grassa, 1-1.5 kg al mese di presa di peso va bene se state seguendo un allenamento corretto per mettere su della massa muscolare. E
vedo anche visivamente sto notando miglioramenti, sto ingrassando troppo rapidamente oppure no. E ovviamente ogni tot di settimane dobbiamo rivalutare, magari hai aumentato di 2-3 kg, dovrai fare di nuovo o rifai tutto il calcolo, ricalcoli il tuo fabbisogno calorico giornaliero per il nuovo peso, oppure semplicemente aumenti di 100-150 calorie, principalmente dai carboidrati. Questo è tutto per il video di oggi, io spero vi sia piaciuto, vi ho fatto i calcoli per voi, vi ho fatto vedere come farei io se faccio una dieta personalizzata e vi ho anche parlato del processo che uso io per restare a dieta ogni giorno, tra virgolette. Basta che uso un'applicazione sul telefono, posso mangiare tutto quello che voglio a patto che rientro nei miei numeri di macronutrienti e calorie giornalieri. In ordine di importanza, ultima cosa, ve lo prometto, è le calorie, la prima cosa, la priorità. Voi, se volete vedere che il peso aumenta, calorie, ragazzi, dovete aumentarle, proteine alte, soprattutto se fate sport, per aumentare la massa muscolare, per essere sicuri di star beneficiando di tutta la sintesi proteica possibile. Grassi e carbo sono meno importanti perché li potete variare. La scienza anche dimostra che a parità di calorie e di proteine, la proporzione di carbo e grassi non impatta così tanto sulla composizione corporea, quindi questo è quello che vi consiglio io. Vedete voi se poi volete aumentare i grassi e ridurre i carboidrati, potete fare un po' di calcoli, ma ecco, questo è tutto per questo video. Io spero che vi sia piaciuto. Ritorno a un antico video informativo in cui faccio i calcoli perché scosta mascella, raga. Sono messo abbastanza male, non vedo l'ora di riprendere. Io spero che vi sia piaciuto qua questa idea. Mi raccomando, lasciateci un bel like e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!